Oggi è una giornata complicata per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Da il centro-sinistra, il candidato del centro-sinistra Andrea Orlando ha attaccato, diciamo, il suo ruolo, visto una situazione così complicata sulla base anche di alcune dichiarazioni rilasciate al Foglio, poi la sua replica. Ma secondo me Orlando è un po' paranoico, nel senso che cosa c'entra l'intervista che ho fatto al Foglio, che mi hanno fatto determinate domande, col fatto che stamattina c'è stato un problema sulla stazione tra Tiburtina e Termini? È evidente che la nostra rete infrastrutturale è una rete che, con anni di mancati investimenti, è arrivata quasi al collasso. Stiamo cercando di fare tutti gli interventi. Oggi c'è stato un problema di un generatore che non è partito e quindi, quando è calata l'alimentazione della linea, si è bloccato il traffico ferroviario. Alle 8.45 era già stato risolto il problema, ma con dei ritardi che arrivavano a 180 minuti sul nodo romano. È chiaro che questo non è più accettabile, per cui sono state fatte delle verifiche interne RFI e credo che questa volta si andrà fino in fondo. Devo dire che c'entra poco con la campagna elettorale in Liguria. Forse Orlando ha ancora troppo la testa a Roma e poco nella nostra regione.